Ma perché parliamo di gente dimenticata, Previ? Parliamo di gente dimenticata perché a Gallipoli, ragazzi, sì, nel corso della processione del santo, del San Giuseppe. San Giuseppe si sono dimenticato. Gallipoli, cioè, Gallipoli. Lo conoscete tutti quanti. Meta turistica per eccellenza. Ma anche gioiello. Un centro storico meraviglioso. È una forse delle città più belle della Calabria, insomma, no? Giusto. Adesso Calabria. 3, 2, 1. No, aspetta, vai. Fai vedere loro. Shitstorm! Non c'è più gusto da quando non pagate i messaggi, sappiatelo. Cosa è successo? Che i portatori del santo non si sono messi d'accordo sulla presa, anche perché la statua è molto pesante, il catafalco, e quindi la processione è partita, ma il santo non è uscito dalla chiesa. Il santo non c'è stato. Grande trambusto. Il video che è finito su tutti i social di questo signore, che secondo me è uscito anche presto, cioè, si è messo in prima fila l'uscita della chiesa, la visione frontale, quella che vorrebbero tutti, cioè, perché esce, la chiesa è in un vicolo, quindi escono e poi devono fare una curva a gomito e prendere ma la strada. Lui si è svegliato presto. Lui è lì davanti e poi dice qui stanno tutti i bravi, esce il parroco, ecco il parroco che esce, accompagnato da tutti quanti, escono, si affrettano, i prendono due signore. San Giuseppe! Si è anche un po' fatto prendere. Tu pensa il suo video, quanto è monco il suo video, perché esce la processione, non c'è niente, e lui. Poi dice uno non bestemmia! La chiesa è a un metro, l'ingresso è a un metro. Infatti, secondo me, sapete che è uscita anche la classifica dei luoghi dove si usano male parole. Per questo weekend Gallipoli ha sfiorato la vetta di Venezia. A giudicare dal tono era lì lì. Perché tu effettivamente ti svegli, punti la sveglia. San Giuseppe! No, io sto qua per lui. A processione, da lì, San Giuseppe! Ma hai detto punti la sveglia? Non vi ricordate il recente caso del sacerdote di Vittorio Veneto che si è addormentato e non ha celebrato la messa di Natale? No, di Natale. Era successo così. Ha cenato, poi ha puntato una sveglia vespertina per le 10:30 di sera. Okay, ma l'ha puntata al mattino. No! Ha lisciato. No, la messa di Natale. Quella non si può mancare. Vi posso dire che a Cingoli, provincia di Macerata, il sacerdote ha dimenticato i paramenti sacri ed è stato richiamato dai fedeli durante la messa. Sei troppo casual. Sei un attimino fuori luogo. Come fai a dimenticare? Scusate, in sacrestia. Meno male che era vestito. E poi. Allora, il parroco non è arrivato e siamo a Borgaretto, provincia di Torino, e i fedeli sono rimasti senza messa a un certo punto. Ed è stata officiata da un ministro straordinario della comunione che stava lì. Quindi c'è un sostituto del. Il quarto uomo che può arbitrare. Quarto uomo, bravissimo. Scusate, c'è un dottore. Invece qui. Scusate, c'è un prete. Io sono ministro. Mi faccia vedere. Si ricorda come inizia. Sa. Allora, io sono il ministro straordinario. Allora, adesso cominciamo subito con la Santa Messa. Se parlo al microfono, mettete una base. Sacerdote di Roma Nord. Comunque, era il vescovo di Vittorio Veneto. Sì. Vescovo, perché la messa di Natale. Non è tardi.